beat, 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 tick, 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 you. I had a dream last night, I was piloting a plane, and all the passengers were drunk and insane. I crash landed in a Louisiana swamp, shot out by water zombies, but I come out on top. What's it all about? Guess it just affects my mood. Tantalena, ma fai pena. Da dove viene tanta incapacità? Dall'università, che laurea analfabeti, inetti ed incompleti, negli atenei una volta la gente era più colta. Ciao a tutti, mi trovo con un altro ospite del Martedì in Giallo di terzo appuntamento. Lui è Enzo Vecchiarelli e viene addirittura da Fano. La sua formazione è molto interessante, sarà accompagnato dal gruppo Musica e Parole. E non so, parlaci un po' di questa formazione, degli elementi, come vi siete conosciuti e qual è lo spirito con cui affrontate e fate la musica. Beh, noi siamo nati nel 90 con Virgilio Savona, che molti forse conoscono, l'occhialuto del quartetto Cetra, e abbiamo allestito al Teatro Rossini di Pesaro due sue commedie musicali per bambini e ragazzi. Da quel momento non ci siamo più lasciati praticamente e siamo diventati un gruppo che suona musica etnica ma che fa anche commedie musicali e molto teatro musicale, anche conferenze musicali, spettacoli di storia dove la musica è protagonista, le canzoni quindi che fanno la storia. L'ultimo che abbiamo fatto, Il canto degli emigranti, è uno spettacolo e che riproporremo tra qualche giorno, uno spettacolo sull'emigrazione, la storia dell'emigrazione italiana attraverso le canzoni. Mi stanno chiamando ma non posso venire. Passo alla seconda domanda, quindi insomma è molto importante per te questa relazione con i componenti del tuo gruppo, perché mi pare di capire che il cantautore Enzo Vecchiarelli è collegato anche alla sua formazione, con cui sperimenta in musica diversi generi. E allora, altra domanda che ti faccio stasera, cosa ci proponete? Perché ho letto che il loro curriculum è veramente lungo, insomma vanta collaborazioni, poi tu sei anche musicologo, insomma autore, insegnante, quindi insomma in quale veste stasera vi proporrete qui al Bravo, anche perché non potendo, come dire, suonare 20, 30, 40 pezzi, cosa avete scelto di... No, purtroppo. cosa avete scelto di proporre per stasera? Allora, per questa sera abbiamo deciso di proporre quattro suite. La suite ci caratterizza praticamente unire dei brani apparentemente lontani tra loro come stili, come generi, eccetera, ma per noi la musica, come io dico sempre nei miei concerti, è senza distinzione di epoca, genere, nazionalità, per cui partiamo da, in queste quattro suite, da canzoni mie, scritte da me, in occasioni particolari che poi dirò, c'entrano Dario Fo, Max Gazzè, eccetera, eccetera, e poi queste suite termineranno con una musica che noi adoriamo, che è la musica cosiddetta celtica. Mi sembra che insomma Enzo sia anche un bravo oratore, insomma ha detto abbastanza sul suo percorso, insomma sulla sua formazione. Il resto delle domande gliele farò stasera durante la mini intervista prima della loro esibizione. Quindi grazie Enzo, e vogliamo dire giusti i nomi della tua formazione, così che... Sì, c'è Antonella Pierucci all'arpa celtica, Maurizio Mainardi ai flauti dolci questa sera, lui è un grande suonatore di flauto traverso anche, ma stasera userà i flauti dolci, soprano e tenore, Massimiliano Poderi, che è un violinista straordinario, e io, Enzo Vecchiarelli. Grazie ancora, ci vediamo, ciao.